Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Avete visto le nostre storie su Instagram giovedì, vero? Vero? Se la risposta è sì, dovreste sapere che siamo stati ospiti di Ubisoft a Milano. Ovviamente i più attenti avranno capito. Abbiamo avuto ancora una volta la possibilità di provare in anteprima mondiale i due nuovi operatori e la nuova mappa. In questo caso si trattava di Operation Wind Bastion. Prima di passare a mostrarvi tutte le caratteristiche e le novità di questa nuova season, ho deciso di utilizzare la Facecam per spacchettare insieme a voi i due alpha pack reali che ci ha regalato Ubisoft all'evento. Voglio farlo anche perché questi sono davvero speciali, quindi procediamo. Su Instagram Marco ha già spacchettato Tachanka e IQ. Mi manca sicuramente Fuse e spero di trovare questo Fuse speciale. Partiamo con questo. Vediamo un po'. Nope. Ce l'ho già ragazzi, ce l'ho già. Termite dorato. Vediamo se lo riesco a far mettere a fuoco dalla cam. Però mi piacerebbe trovare Fuse dorato. Stavolta non guardo. Nope. Dai, mi è andata comunque bene. Se proprio doveva uscirmi un doppione, va benissimo il Lord dorato. Però è figo. Quindi, Termite dorato e Tachanka dorato. Ora mi metto più comodo, mi avvicino al microfono soprattutto, faccio scomparire il mio faccione e andiamo a vedere finalmente Operation Wind Bastion. Eccoci qui, partiamo a bomba da Nomad. L'attaccante marocchina ha 2 di velocità e 2 di corazza ed il suo gadget si chiama Lancia Pugni d'Aria, un accessorio da fucile che state vedendo nel gameplay in sottofondo, in grado di sparare fino a 3 dispositivi repulsivi con detonazioni di prossimità. Il dispositivo in sé non fa danno, ma appena attivato spinge all'indietro e butta a terra l'avversario di turno. State vedendo una clip dove io e Aluch veniamo colpiti da questa sorta di trappola e potete notare come l'animazione è molto simile a quella dello Smasher di Outbreak. Addirittura se alle spalle del difensore colpito dall'onda d'urto c'è una parete in legno non rinforzata, l'operatore spinto all'indietro la distrugge e ci passa attraverso. Eccovi anche l'equipaggiamento di questa nuova operatrice. Per quanto riguarda le primarie può scegliere una K74M con un danno pari a 44, cadenza di 6,50 ed un caricatore da 30 colpi. Un fucile d'assalto con un rinculo non eccessivo e che è possibile equipaggiare con qualsiasi mirino e canna, tranne quella lunga. Altrimenti si può optare per una RX200, un calibro 308 della NATO, anche in questo caso accessoriato con gli stessi mirini e le stesse canne, a colpo singolo o automatico. Il danno pari a 47 è leggermente più alto, così anche la cadenza di 7,50, ma il caricatore porta 20 colpi ed il rinculo è un po' più tosto da controllare. Sono sicuro però vi siate concentrati da subito su di lei. Ebbene sì, una calibro 44 con una sorta di ACOG incorporato. Quando l'abbiamo vista durante la presentazione da Ubi è partito un wow. Si tratta di una pistola semiautomatica ad alta potenza con danno pari a 74 e 7 colpi nel caricatore. Nella personalizzazione però è possibile scegliere solo se equipaggiarla con laser. Vabbè, che volevate di più? Nomad può scegliere se portare con sé flashbang o cariche da irruzione. Al momento per i due operatori, oltre all'uniforme di base, sono disponibili Wind Bastion e Siccità. La biografia di Sanaa, Nomad e il Maktub è davvero interessante. Il suo soprannome deriva proprio dai suoi numerosissimi viaggi in tutto il mondo. Una tipa incapace di stare ferma in un solo posto per troppo tempo. Ci sono anche dei riferimenti ad alcuni danni riportati alle dita e al nome delle sue trappole, i pugni d'aria, che sarebbe stato coniato da Zofia. Passiamo a Kaid, il difensore con 3 di corazze ed 1 di velocità è un'introduzione molto interessante nel meta di Rainbow Six. Il suo gadget, l'elettroartiglio Ortila, elettrifica sì muri rinforzati, botole, filo spinato e scudi mobili, ma non ha bisogno di esserci fisicamente attaccato, basta che questi elementi di metallo rientrino nel raggio del suo effetto. Dal video dovreste riuscire a capire cosa intendo. Una volta lanciato uno dei 3 artigli che equipaggia verso una qualsiasi superficie, vedrete comparire un'area circolare intorno al gadget che avrà bisogno di 4 secondi per riempirsi, fino a raggiungere la circonferenza esterna. Solo a quel punto l'artiglio sarà attivo e andrà ad elettrificare ciò che rientra in quel cerchio. Vi faccio un esempio: se lo piazzate a terra tra due pareti rinforzate un filo spinato,
combinato avrà effetto su tutti e tre gli elementi. Se nel cerchio rientra anche una botola, verrà elettrificata anche quest'ultima. Ma con cosa ci difenderemo dagli assalitori? Il nostro Kaid può scegliere tra due valide alternative per quanto riguarda l'arma primaria. Abbiamo un AUG A3, fucile d'assalto convertito in un mitra da 9 mm, con una gittata eccellente, 27 di danno, 700 di cadenza, 31 colpi nel caricatore e un rinculo quasi impercettibile. Credetemi, sale solo in verticale. Non può accessoriarlo con l'ACOG, ma può scegliere tra tutti gli altri mirini, le canne, tranne quella lunga, e le due impugnature. L'altra opzione è ancora più figa. Si tratta di un TCSG12, shotgun semiautomatico con caricatore da 10 proiettili, danno pari a 84 e ottimo negli scontri ravvicinati. Le novità assolute sono la possibilità di accessoriarlo con un ACOG e questo stranissimo silenziatore che lo deforma parecchio e gli riduce il danno a 71. Anche con lo shotgun comunque si può scegliere tra le due impugnature e si può equipaggiare il laser. La secondaria l'abbiamo già vista con Nomad. L'operatore marocchino può portare con sé filo spinato o granate ad impatto. Anche nella biografia di Jalal El Fassi, che viene descritto come un uomo solitario molto legato al suo ruolo di Kaid, ovvero comandante della fortezza, ci sono due passaggi interessanti. Il primo è il paragone ad un altro operatore, Mike Thatcher Baker, per il disprezzo in comune verso tutti i dispositivi troppo tecnologici. Il secondo è un commento di Dominic Bendit Brandsmeyer, che sembra quasi invidiare l'elettroartiglio Ortila, e aggiunge anche che si sarebbe divertito ad utilizzarlo insieme a suo fratello gemello Cedric. Come al solito vi consiglio di leggere queste biografie perché danno quel qualcosa in più agli operatori. Voglio mostrarvi al volo anche la nuova visuale a schermo intero, completamente rivisitata e molto più scorrevole. Permette anche di passare tra una schermata e l'altra, che si tratti di armi, skin, uniformi e così via. Rapido passaggio anche sulle skin stagionali, Enne, Barocco, Terracotta e Floreale, e su alcuni dei nuovi ciondoli. Finalmente posso mostrarvi al meglio anche la nuova uniforme Elite di Blitz, Panzerstarke. Ne avevamo già parlato, ma ora è proprio ufficiale. Durante l'evento di Ubisoft, io e Marco siamo stati finalmente divisi in due team per lo showmatch con altri youtuber e giornalisti. Le squadre le state vedendo, ma secondo voi chi ha vinto? Scrivetecelo nei commenti. Addirittura il mitico Eddie ha castato la partita e la troverete quanto prima sui canali ufficiali di Ubisoft Italia. Appena possibile vi metto il link in descrizione. Prima di quella partita abbiamo avuto modo di testare i nuovi operatori e la nuova mappa, però contro i pro player italiani di Rainbow Six. Cioè, i nostri avversari erano devastanti. Ovviamente il clima era super rilassato, infatti vedrete anche messaggi divertenti in chat. Vi lascio qualche estratto dei match perché ne vedrete delle belle. Nonostante tutto ci siamo fatti valere. Lasciate tantissimi like a questo video e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Nei prossimi giorni pubblicherò anche il vlog del nostro viaggio nella sede di Ubisoft. Non potete assolutamente perdervelo. E noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Last stop standing. One op four remaining. Successful.
now secured. 15 seconds.